È una grande Italia quella vista a Palma di Mallorca, dove è appena terminata la 48esima edizione del Trofeo Princesa Sofia Iberostar, primo evento del circuito europeo riservato alle 10 classi olimpiche che quest'anno ha riunito quasi 900 velisti nella più grande delle isole Baleari. Ieri si è disputata la medal race che per la classe FX, che vedeva impegnate Maria Ottavia Raggio e Paola Bernamaschi, circolo veicolo a Spezia e società canottieri Gardesalò, consisteva in tre regate con il percorso fronte spiaggia limitato da una fila di buoi due lati, il tutto con 25 nodi di vento. Se ne sono viste di tutti i colori. Nell'ultima delle tre regate sono partite solamente 4 delle 10 classificate per la medal race e le nostre ragazze sono state le uniche ad aver girato la volta di Molina, come si vede dalla foto. Gloria che però è durata poco perché, dopo aver issato il Jennaker, hanno scuffiato e l'albero ha fatto toc. Purtroppo a Palma succede spesso, ben 5 barche hanno rotto l'albero ieri, perché le regate sono vicinissime alla spiaggia e il fondale è troppo basso e crea un'onda pericolosissima. Comunque finiscono ottave, che non è male, ma non è nemmeno il loro vero risultato se pensiamo a tutti i punti che hanno buttato via nelle regate di flotta. Ma come ci ha detto Ottavia ieri via Facebook, è tutta farina che entra. E alla domanda voi come state ci ha risposto tutto bene con un po' di limite sulle gambe. We'll be right back.